Professor Francesco Cognetti, benvenuto, oncologo dell'Istituto Regina Elena di Roma. Professore, le è mai capitato un paziente che rifiutasse le cure per seguirne di altre alternative? Ma queste sono situazioni ricorrenti nelle patologie che seguiamo, cioè nei tumori. Purtroppo frequentemente, ciclicamente, ci sono questi fenomeni che naturalmente cerchiamo in qualche modo di circoscrivere perché è necessario. Come professore? Cioè, va a parlare lei, immagino, anche col malato, con i familiari. Cosa dice? Sì. Beh, loro non è che spesso ci dicono chiaramente qual è il loro intendimento, precisamente. Ah. Spesso succede, ma insomma questi fenomeni di cure miracolose o presunte tali, contrabbandate come cure miracolose, sono fenomeni che purtroppo la storia della medicina, anche degli ultimi anni, riconosce come possibili. Ora, le motivazioni sono sicuramente del fatto che probabilmente non tutti i pazienti credono comunque che ci sono dei vantaggi nel seguire delle terapie tradizionali che hanno seguito il loro iter scientifico, che consiste nelle sperimentazioni, nelle pubblicazioni dei risultati. È chiaro che il tumore è una malattia un po' particolare, non sempre si guarisce, bisogna chiaramente dirlo. Spesso certe nostre affermazioni troppo trionfalistiche lasciano pensare a qualunque paziente che in ogni caso è garantita la guarigione. Questo spesso non è vero. Comunque i risultati della sperimentazione, della scienza ci sono. Il numero di pazienti guariti è aumentato negli ultimi 40 anni e la mortalità è diminuita di circa il 30%, il 28% in particolare, e soprattutto quello che è successo negli ultimi anni, un allungamento della sopravvivenza dei pazienti anche metastatici, cioè dei pazienti avanzati che prima morivano in pochi mesi o addirittura nel corso di settimane, adesso possono sopravvivere anche alcuni anni, molti anni. Con buona qualità. Questo voi lo dite sempre con grande forza. Queste cosiddette cure alternative non sono una reale alternativa. Non sono cure. Quindi se i trattamenti riconosciuti hanno la possibilità di guarire una paziente dell'ordine del 25, 30, 40 o 50%, queste possibilità sono assolutamente precluse a chi si sottopone a questo tipo di trattamenti. Bisogna fare attenzione molto ad internet, perché su internet uno trova teorie supportate da presunti dati, da mille testimonianze, teorie totalmente false e sembrano vere. Volevo dire due cose. Lì c'è l'azione della informazione fai da te e la spinta devastante della disperazione, che il professore conosce molto bene. Qui parliamo di patologie limite. Io come medico legale spesso mi sono trovato di fronte a quesiti del tipo: è plausibile come ASL riconoscere questa terapia? E tutte le volte viene negata, ma non per cattiveria, perché la medicina è qualcosa di serio. La medicina è sperimentazione, la medicina sono protocolli. Abbiamo la necessità di dire questo alla gente. E questo è molto bello che il servizio pubblico porti un luminare della materia a dire queste cose. Non andate su internet, andare dai nostri oncologi, che sono fra i migliori del mondo e avranno la capacità ed anche il coraggio di dirvi quello che vi aspetta, perché è questo che è importante. E noi in Italia questo, professore, un pochino lo dovremmo imparare dagli americani, perché siamo un pochino pietisti noi e indoriamo la pillola. È importante dire con tranquillità, per quanto la parola tranquillità non mi suoni bene con un tumore, ma cosa aspetta il paziente? Ed anche le grandi speranze per collaborare il paziente italiano non è preparato a comunicazioni quali quelle che vigono nel mondo anglosassone, quindi la comunicazione deve essere nella sostanza sicuramente completa e veritiera, ma nelle forme può naturalmente e un altro elemento che io penso sia importante nella scelta da parte di questi pazienti di abbandonare o di non affrontare le terapie standard in uso è la paura degli effetti collaterali, che spesso viene dimensionata in modo non perfettamente corretto, perché se c'è stato un altro progresso nel campo dei trattamenti oncologici è quello relativo a sperimentazioni che hanno consentito di selezionare trattamenti di controllo degli effetti collaterali. Ecco, oggi quali sono gli effetti collaterali che
bisogna aspettarsi, insomma. Dunque, io dico 40 anni fa, 30 anni fa, gli effetti collaterali erano veramente devastanti. C'erano un 20-30% di pazienti che abbandonavano le terapie per effetto del vomito, un vomito assolutamente incoercibile, un vomito non dominabile. Addirittura i pazienti mi vomitavano in ricordo dell'esperienza precedente, prima ancora di fare la terapia. Quindi oggi? Il vomito ormai è un fenomeno che interessa circa il 5-10% dei pazienti. Abbiamo dei potenti farmaci che sono in grado di antagonizzare questo effetto collaterale, come ce ne sono altri che sono in grado di controllare la mielodepressione, l'abbassamento dei globuli bianchi, l'anemia, l'eritropoietina stessa. Insomma, sono gli effetti collaterali, non dico che non esistono, perché sono molto limitati. Professor Cognetti, nei giorni scorsi poi abbiamo raccontato che in alcuni casi, qualora le terapie non dovessero portare effetto, si può chiedere di accedere ad alcune sperimentazioni. E quindi questa qui è un'altra strada. E questo è il progresso della scienza. Tutto quello che noi facciamo in oncologia deriva dalle sperimentazioni cliniche. Cioè quello che noi applichiamo al paziente che viene in osservazione in ospedale e che non entra in sperimentazione è l'effetto di sperimentazioni che sono state fatte su centinaia o migliaia di pazienti. Grazie professor Cognetti, davvero buon lavoro. Grazie a lei.